Oh, ti sbagli! L'incantatrice si è accorta del mio aspetto regale e ora tutti si inchinano al mio cospetto. Si inchinano anche per altri motivi, però va bene. Ciao bellissimi, ciao carissimi, questo ragazzo qua è Electric. E bentornati qua su questo canale, ma soprattutto su Shovel Knight, che sto registrando tutto di fila per prepararmi dei video in modo molto intelligente e lungimirante, oserei dire. Sei d'accordo, Frank? Certo che sei d'accordo, perché se non lo fossi ti taglierei le gambe. Comunque sia, eccoci qua. Noi potremmo già andare avanti, ma mi sa che ci tocca entrare per forza nel villaggio, dove in genere si comprano cose. Alto là! Niente armi! Abbiamo avuto abbastanza preoccupazioni, non vediamo gente a casa dalla spada. Oh, non è un'arma, è solo una pala. Allora puoi entrare, non dimenticare, premi su per parlare con qualcuno. Bene, questo ragazzo. Oh, c'è un cavallo. Ti rivelo un segreto. Nella fortezza di Pridemore è meglio andare prima a sinistra. Hai capito? Prima a sinistra. Salve viaggiatore, sono solo un semplice bardo, ma un grosso problema. Ho perso tutti i miei sbarditi. Aspetta che mi gratto i testicoli. Il mio intero repertorio, non farci caso, è sparso per la regione. Se dovessi trovare uno spartito, riportamelo e ti ricompenserò generosamente. Non so se mi spiego. In natura, ovviamente. Oh, hai due spartiti, bene. Prendi 500 monete d'oro per ognuno, ma certo. Fantastico. Vediamo. Oh, hai trovato che la terra tremi. Ostinato in terzine per tromba. C'è qualcosa che non sei in grado di trasformare in vera magia? Ora che ho questo spartito potrò suonartelo ogni volta che vorrai. Devi solo chiedere... Ma mi sta bene questa musica qui. Innanzitutto, io voglio potenziare la mia salute, quindi parlo con questo che compro un buono pasto. Grazie per il buono pasto. Poi vediamo se posso potenziare la mia magia. Ah, ma ancora non ho magie. Quindi potenziamo per ora il mio sangue. Questo guardate com'è figo, come prepara da mangiare. Prima gira, poi il pentolone, caccia fuori da mangiare. Grandissimo. E qui ci sta le BBQ Rips. Rips, e vediamo se qui di sotto c'è qualcosa da prendere, perché qui in genere si comprano cose. E vediamo se cose e quelle che... quello che vogliamo comprare. Proprio una cosa che si chiama cose. Tipo la canna da pesca. Perché no, signori miei? Perché la canna da pesca ci permette appunto di grattarci le chiappe. No, ci permette appunto di pescare. Qui dentro c'è un minigioco che adesso non voglio fare, perché non voglio sprecare questo video per queste cose. Bensì andremo avanti. Però adesso che ho la canna da pesca, tu me la vendi un po' di magia? 1500, vai? Perfetto, direi. Abbiamo 40 punti magia. Perché pensate che usare la canna da pesca costa magia, mica ciaspole. E cosa serve una palla se non disturbare il gioco di una bambina? Ah, ti ho rubato l'anello, zozza, zozza. Oh, guarda come mi rincorre, è mio l'anello. Ma non perdiamo altro tempo, andiamo alla fortezza di Pridemore, il covo di King Knight, colui che è il re dei cavalieri. Beh, è la traduzione letterale. Mi ha detto il cavallo di andare a sinistra. Wow, c'era un segreto e questo non lo conoscevo davvero. No, oh, aspetta, ho fatto una cappella. Adesso come salgo? Non posso salire. Cristoforo! Beh, ci tornerò da solo. Ho scoperto un segreto e l'ho sprecato perché sono un pirla. Beh, almeno adesso anche voi, se prenderete Shovel Knight, saprete che lì c'è un segreto. E con i segreteri... No! E vabbè. Con i segreti sapete cosa si fa? Beh, niente, a meno che non siano tanti soldi. In quel caso fanno comodo. Da notare come uccido i cavalieri con le lance, come continuo a scavare imperterrito. Wow, un altro! Mamma mia, l'abilità di questo Peo, eh. Voi non pensavate che Peo fosse così bravo. Vedete, la magma è fatta in modo molto carino, ma quello che mi piace di più di questo livello è lo sfondo. Vedete che lo sfondo sono 1, 2, 3, 4 colori di numero. E con 4 colori si capisce che ci sono delle nuvole maledette, o quello che diavolo è. Aspettate che pesco un attimo. Non si è mai che esce qualcosa di buono. Un pesce! Sono soldi questo pesce, eh. Avete visto che posso pescare? È bellissimo il colore blu usato sempre per lo sfondo, con il quale si capiscono anche i palazzi. Palazzi lì dietro le torri. Adesso che siamo appunto saliti di livello, non si vedono più i palazzi e queste cose. Che tristezza, adesso si vedono solo nuvole. A me non mi piacciono le nuvole. Via, via. Attenzione, qui mi inculo e muoio. E non voglio morire. Cioè, so che per voi potrebbe essere piacevole se Electric Peo muore, ma non oggi. Non è il giorno per morire. Morire per Electric Peo, hai capito? Fatemi pescare qua, cioè scavare. Guardate qui, pam, tempismo perfetto. Il ragazzo è morto. Mi dispiace molto. Come abbiamo visto nello scorso episodio, se colpisci un muro con un simbolo, si pacca. Si pacca, hai capito? Che mica ciaspole. E qui questo checkpoint lo posso appunto rompere per prendere più soldi. Ovviamente adesso se muoio posso anche bestemmiare in turco. Cosa che spero non accada, ma potrebbe succedere. Perché in questo gioco, per quanto io adesso mi senta bravo e fico e quello che volete, posso morire tranquillamente. Pam, pam. Vedete come si para questo cavaliere con lo scudo? Ma non è stato sufficiente per... Shovel Knight, per la regina!
Bravo, ragazzo. Vieni qua. Per la regina. No, per la regina volevo quel diamante. Invece no, dovrò tornare indietro. Da notare quando salto, che alzo anche la manina. Qui, qui. Via, vieni qua. Mi servi? Oh, per la regina ho preso il diamante. Vedete, qui c'è un altro checkpoint che io posso rompere. E se muoio adesso rinizio proprio da capo. Non è fantastico, dico io? Se muoio rinizio da capo, voi vi fate una bella risata e mi potreste pure commentare: Teo, ma sei un pirla. E io lo accetterei, sinceramente, perché in effetti chi non lo è se fa una cosa del genere? Qui posso saltare perché sono il numero uno, prendo il diamante per la regina e sto telecronacando. E non mi piace fare la telecronaca perché dopo mi ricorda altri youtuber che poi diventa noioso il video. Invece io dovrei darvi qualcosa di più, come il brivido di questa cosa. Wow, numero uno, avete visto? E qui c'è il segno, vedete come faccio passaggio segreto? Qui mi sembra si prenda una delle prime magie, che è la magia del fuoco, che mi servirà moltissimo. Non so se contro il prossimo boss, ma in genere la uso molto. Anche se quella che uso di più è una che ti dà l'invincibilità. Uso di più. Ho fatto 3 livelli su questo gioco, quindi bisogna vedere. Intanto l'ho comprata, che male non è. Adesso posso sparare le palle di fuoco, la volete vedere? Eccola, pium! Sparato la palla di fuoco. Che ci fai con le palle di fuoco? Beh, se ci avessi 2 palle di fuoco ti faccio vedere cosa farei con 2 palle di fuoco. Ce l'avrei sempre in fiamme, non so se mi spiego. Wow, qui sono morto tante volte, la prima volta che l'ho provato questo pezzettino. Ah, quanto amo questa musica. Non so se avete fatto caso, ma un po' di tempo fa su Instagram mi sono proprio messo a fare e a provare un po' di pixel art. Cioè ho disegnato Goku, se non sbaglio, Naruto forse anche, me stesso in pixel art, che è un'arte molto bella. E sta tutto nell'essere sintetico, no? Devi usare pochi colori e con pochi colori devi far capire quello che appunto stai facendo. Si deve capire quello che hai disegnato, perché sennò, ecco, lascia perdere. No! Mi sono culato. A meno che... PAM! Wow! Numero uno! Ma hai visto il trofeo? Che bestia! Piu! Ci hai provato, zio, mi dispiace, ma devi morire. Facile, facile. Cioè, sto prendendo tutti i segreti. Ovviamente, se qualcuno di voi ci ha giocato e conosce dei segreti che io salto, avvertitemi, perché almeno li trovo subito. Stiamo parlando della pixel art. Mi sto esercitando molto anche perché, come ho detto nello scorso episodio, sto lavorando a un videogioco, sì, sto lavorando a qualcosa che ha a che fare col pixel art. Tu muori. Mi sa che questo checkpoint me lo tengo. So che sono avido e voglio altri soldi, ma questo me lo tengo, che non si sa mai. È la volta buona che muoio e mi arrabbio con me stesso. Questo spara al fuoco 2 volte. Che pensi, che non lo so, che non me lo ricordo? Adesso voi lo so che magari pensate: ma stai giocando un gioco che già hai fatto. No, ho fatto... attenzione! Ho fatto soltanto 3 livelli di numero su questo gioco. Quindi già stiamo al secondo. Una volta arrivato il terzo sarà tutta una sorpresa per me. E spero di arrivarci prima di raggiungere questo livello. Wow, attenzione ai topi, molto dangerous questi topi. Non vedo sinceramente l'ora di arrivarci. Oh mio Dio, che scaletta di topi morti che ho fatto. Peccato i soldi che ho perso, ma ormai qui c'è un segreto e lo voglio prendere. Via, vai via. Via, via, via. Vai via, via. Oppela, via, via. Soldi, soldi. Ma queste monete ti hanno 40 di soldi, eh. Chissà come si chiamano i soldi su Shovel Knight. I dindi. Che poi ho preso la magia, ancora non l'ho mai usata. Però la userò, vedete, questo si rompe. Perché io sono un uomo magico. E già che ci sono, come ogni volta che gioco un gioco, ho già voglia di disegnare questo gioco. Quindi potrei disegnare qualcosa di Shovel Knight. Potrei disegnarlo in modo realistico, tipo, vedere che cosa esce fuori. Stavo pensando, e forse già l'ho fatto, di mettere alla fine di ogni video di Shovel Knight lo speed drawing, velocissimo proprio, di quando faccio i disegni della copertina, che li faccio davvero in 5 minuti, perché lo faccio direttamente inchiostro e butto dentro un po' di colore, proprio volante proprio. Quindi probabilmente voi già l'avrete visto, già avrò disegnato qualcosa di Shovel Knight, molto basilare, proprio perché cerco di correre quando faccio le copertine. Mi chiedo, doppio kill, accidenti, guarda, non posso arrivare fino a là, no, tutti quei soldi. Accidenti, cosa posso fare? Niente. Posso sparare ai soldi? Se sparo i soldi li prendo? No, però è stato un gran shot quello. Se lo potevo prendere, beh, l'avrei preso. Ah 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 ah. All'inizio questi mi davano un sacco di filo da torcere, invece adesso ho imparato a ammazzarli facilmente. Pium! Sì, questa musica è proprio da amare. Amatela. Un altro segreto. Io la conosco questa parte, E mica so scemo. Via. Qui c'è... Non ho mai capito se questa testa serve a qualcosa, ma... Oh, c'era un soldo dentro la testa. Attenzione. Mamma mia, quel topo. L'ho vista brutta, Mi sa che quelli li lascio lì, quei soldini. Non mi interessano. Non voglio rischiare la morte per così poco, anche se il checkpoint sta proprio qui. Guardate questo libro magico. Se lo colpisci, pensa, escono delle pagine magiche. Questo forse è un piccolo game design che non mi ha fatto impazzire, nel senso... Cioè, perché quando io colpisco un libro dovrebbero uscire delle pagine magiche e fluttuanti che mi permettono di camminare? Non lo so, però comunque sia, cioè non la migliore della soluzione dal punto di vista
della simpatia o del design, ma ok. Oh, ma avete visto che bravura? Ma io questo pezzo ci ho messo una vita a farlo. E questi lampadari mi hanno inculato la prima volta. Sì, sapere è potere. E io so che qui c'è il pericolo. E quindi lo affronto con coraggio. È proprio come ogni cavaliere con la palla farebbe. Non so voi, ma se io... Oh, una bomba, me l'ho scordato. Non so voi, ma se io ci avessi una pala, e io da mo' che stavo in giro in un'odissea cosmica a salvare il mondo, e la mia amata, e il cavaliere con lo scudo, eccetera. Non so voi, ecco, ma io lo farei. Un po' perché, tanto, per... come si dice, un pelo di vagina tira più di un carro di buoi, e quindi adesso Shovel Knight è trascinato solo da questo, la vagina. La voglia di salvare la propria Shovel Knight, se esiste ancora, perché se è morta, siamo arrivati al boss. C'è un intruso tra noi, sparisci dalla nostra sala del trono, furfante. Non sono più un intruso di quanto non lo sia tu. Non sei neanche un vero re. Mi piacciono le voci Electric Peo. Oh, ti sbagli, l'incantatrice si è accorta del mio aspetto regale e ora tutti si inchinano al mio cospetto. Si inchinano anche per altri motivi, però va bene. Sei solo uno scadente damerino. Ti insegno io cos'è la giustizia. La giustizia del badile. Silenzio! Per la regina! Che tu sia pronto o meno, ti colpirò con tutto quello che ho in corpo. E con tutto quello che ho in corpo parlo sì anche di quello che ho dentro l'intestino e nel colon. Non ho paura di te. Non ho paura nemmeno del buio, se per questo, ma... Non è che questa informazione penso ti interessi molto, ma... Beh, può sempre esserti utile, perché giuro che non ho paura del buio. Magia, magia, magia! Per la regina, magia! Bam! Gesù! E vince il badile, il cavaliere col badile. Per la regina, ma soprattutto per Electric. Spero che vi sia piaciuto anche questo video, e se così è, beh, mostrate un bel po' di amore al pulsante qui sotto a forma di pollice in su. Io lo spero, insomma, poi può darsi pure che vi ha fatto schifo e io ci rimango male. Ma ricordatevi che questo, il cavaliere col badile, che combatte per la regina, è Electric.